Qui vediamo uno studio angiografico di intervento effettuato su una donna di circa 70 anni, per esattezza 69, con un aneurisma dell'apice della basilare. La procedura inizia con la diagnostica dei quattro vasi. Qui vediamo nella parte iniziale la cateterizzazione del tronco anonimo. Nella nostra sequenza vedremo prima la registrazione delle proiezioni in antero posteriore e successivamente quella in proiezione laterale. Quindi, una volta fatto lo studio dei vasi, si procede alla cateterizzazione dell'arteria vertebrale di sinistra. Vediamo, caratterizzato, adesso dovrebbe vedersi l'iniezione, caratterizzazione ha qualche piccola difficoltà perché si tratta di un'arteria piuttosto sottile. Ecco. C'è la centratura, ovviamente l'angiografia non è una procedura così veloce. Qua, nonostante sia stata fatta una selezione, ci vuole un po' di tempo. Adesso qui vediamo una scout view, cioè una scopia memorizzata della basilare, vertebrale, basilare, aneurisma all'apice della basilare, la progressione del microcatetere che su controllo di guida metallica raggiunge la cavità dell'aneurisma all'apice della basilare, stato di un aneurisma di dimensioni relativamente modeste, intorno ai 4 millilitri, ma con 6 millilitri, chiedo scusa, millimetri di diametro, con un colletto relativamente ampio e che richiederà una certa cura nel posizionamento delle spirali al suo interno, in modo che le spirali costruiscano questa matassa all'interno dell'aneurisma senza uscire al di fuori, mantenendo quindi la pervietà piena delle arterie cerebrali posteriori e cerebellari superiori. Adesso il catetere è posizionato correttamente, comincia a uscire la prima spirale, che è una spirale serre site di 4 mm di diametro e lunghezza di 7,5 cm, che viene svolta progressivamente con una discreta lentezza in modo che si costituisca ad anelli, sempre come dicevo prima, restando nella cavità. Ecco, intanto qui tende un momento a uscire, poi si riporta all'interno l'apice del catetere e si continua piano piano al posizionamento della spirale, si costituisce. Sta costituendo una discreta matassina abbastanza corretta. Qui vediamo all'altezza del tratto terminale della vertebrale di sinistra il repere che deve allinearsi col repere prossimale del microcatetere per poter effettuare il distacco. Abbiamo ancora quei 2 cm circa e mezzo Ecco, lo svolgimento è quasi completo. Ecco, adesso abbiamo anche l'allineamento
micro catetere col repere del distacco dello spingitore della spirale, e si fa un, diciamo, un controllo angiografico come si fa sempre, si vede che c'è per mano un po' di spazio anche fra la parete sul lato destro dell'aneurisma e la matassa, e si procede adesso a un ulteriore inserimento di una, di due spirali helix fibrose, diametro 2, lunghezza 2 cm, cioè due spiraline molto piccole con delle, dei filamenti marginali che dovrebbero facilitare la costruzione di un coagulo e di una cicatrice fibrosa. Adesso abbiamo completato la seconda spirale, permane ancora un piccolo spazio tipo orecchio di cane, come si dice, alla base della narina sul lato destro del paziente, alla nostra sinistra quindi, e si sta portando avanti la terza spirale, sempre una helix fibrosa 2x2, che si va a posizionare sul lato dove c'è, sul lato destro dove c'è un po' di spazio. La procedura è piuttosto lenta perché il posizionamento della spirale viene fatto con molta delicatezza. Noi infatti cerchiamo di riempire una cavità della quale sappiamo ben poco, oltre alla forma della cavità non sappiamo la resistenza delle pareti, non ne conosciamo lo spessore, per cui la possibilità che ci sia una rottura bisogna sempre prenderla in considerazione. Ecco, adesso si ritira anche il microcatetere, si fa un controllo angiografico. Fa vedere una discreta occlusione sul totale dell'aneurisma. A questo proposito poi segnalo che al controllo a 6 mesi, prima 3 mesi, poi 6 mesi, l'aneurisma appare completamente escluso dal circolo. Adesso qua rivediamo in proiezione laterale le varie fasi della procedura. Quindi siamo di nuovo all'inizio con l'aneurisma completamente cavo, vediamo il catetere che si risale lungo la arteria vertebrale in posizione laterale, ecco la prima spirale che si posiziona nell'aneurisma. Questa parte della matassa dovrebbe adesso andare a posizionarsi la seconda spirale che si sta inserendo adesso. È completamente obliterata la cavità, vediamo l'angiografia di controllo finale con una buona occlusione.